Ciao a tutti, mi trovo in un posto veramente speciale. Non so se qualcuno di voi c'è già stato, ve lo mostro, così magari qualcuno di voi potrebbe indovinare dove mi trovo. Ci sono dei lavori in corso, quindi vi faccio vedere tutta la piazza. Chi di voi ha indovinato? Mi trovo qui a Santiago de Compostela. Tenengo il telefono un po' in basso perché così potete vedere la cattedrale e non solo il mio viso. Allora, sono appena stata nella cattedrale e oltre ad aver fatto un pensiero per tutte le persone di questo mondo e magari vedrete anche il post che sto per pubblicare. Ho fatto una meditazione all'interno di questa cattedrale e mi è arrivata una cosa che ho pensato di condividere con tutti voi perché mi è sembrata veramente molto interessante. E la cosa che è arrivata mi è stato proprio mostrato come se ci fosse questo luogo, come se questo luogo avesse una valenza veramente particolare. Mi è stato proprio mostrato come per l'essere umano la vita è una sfida, no? Per noi tutti quanti esseri divini che ci troviamo, beh, possiamo proprio dire invischiati in questa realtà terrena, dove a volte facciamo veramente fatica, abbiamo delle resistenze. La vita umana per tutti noi a volte ha delle sfide veramente importanti. E quindi questo punto rappresenta un punto di ricarica. Mi è stato proprio mostrato come la vita, il cammino nella vita, sia qualcosa di impegnativo, di importante, ma a un certo punto ci sono delle persone che sentono proprio la chiamata per venire qui. E questo è un punto di reset, se vogliamo, di grande ricarica per proseguire il cammino. Per proseguire il cammino e vivere tutte le sfide dell'esistenza umana con più facilità, perché la ricarica che si riceve in questo luogo è veramente tanta. Io ho visto il lavoro che è stato fatto su di me, che proprio ho visto l'energia che aumentava, il campo aurico che diventava molto più potente. C'è stata proprio una connessione molto forte con il cielo e con la terra ed hanno proprio creato un canale di luce molto molto grande tutto attorno a me affinché io possa portare la mia missione avanti con ancora più forza, ancora più facilità, ancora più determinazione e tutto quello che serve, tutto quello che servirà, mi auguro anche con più saggezza. E poi la cosa bellissima è che questo è un reset affinché ciascuno di noi possa proprio proseguire il cammino della propria vita con ancora più determinazione, con ancora più leggerezza, con ancora più forza, in modo da poter tirare fuori il proprio essere divino in modo ancora più naturale. E quindi questo messaggio mi è sembrato veramente molto bello e ho voluto condividerlo con tutti voi e non penso sia un caso che io mi trovi proprio qui. Il giorno del mio compleanno, che sapete benissimo che il compleanno è come un nuovo inizio, come un restart, come un beh, proprio come se noi mettessimo un punto e ricominciassimo. Cioè, energeticamente quel tipo di carica, di energia, se vogliamo, che ci permette proprio di fare un restart. Qualcuno pensa che il punto del capodanno sia abbia questa valenza, mentre invece è il compleanno che ha questo tipo di valenza. Quindi io vi auguro veramente se lo sentite, di venire qui perché comunque. Non vi voglio dire che energeticamente io abbia sentito chissà che cosa, ma all'interno, della cattedrale mi sono presa proprio un momento di consapevolezza per meditare e ho sentito proprio che questa cosa avveniva, l'ho vista accadere, l'ho sentita accadere e quindi se sentite la chiamata sappiate che questo punto è un punto di ricarica molto forte che vi permette di riniziare
il vostro cammino con una consapevolezza nuova, un'energia nuova e una nuova forza per esprimere l'essere divino che tutti voi siete. Vi mando un abbraccio di luce e se non siete ancora iscritti al gruppo Divine Connection, fatelo adesso perché potrete vederne delle belle. Ciao a tutti!